per fare i soldi servono i soldi. È una verità assoluta, è inutile girarci intorno. Perché, dicevo prima, ho fatto un esempio, se io investissi 10.000 euro in un'attività che mi fa guadagnare il 100% l'anno, che è un rendimento altissimo, le rendite attività da rendite finanziarie, le rendite finanziarie da attività di solito sono intorno al 10, ma 20, ma proprio se tutto va bene. Parliamo del 100%, parliamo di un'entrata così fantastica al 100%. Se ci metto 10.000 euro, faccio 10.000 euro in un anno, che fanno poco più di 800 euro al mese, meno di uno stipendio. Come posso pensare di vivere di rendita, tra virgolette? Ok, non è un capitale, servono tanti soldi per pensare di poter guadagnare così. Quindi, come si fa? Come puoi fare a fare soldi? Come puoi risolvere il problema economico? Come puoi risolvere i pensieri delle bollette che aumentano, delle materie prime che aumentano, dei costi che aumentano? Come puoi fare a non avere problemi di soldi? Con Liberi dal Lavoro, con il percorso di Liberi dal Lavoro, si può ottenere grandi risultati in poco tempo e l'abbiamo visto con le mille mila testimonianze. Tra l'altro, le ultime le abbiamo viste proprio nella scorsa diretta, che c'erano i risultati di settembre dello scorso mese. E vediamo come è usuale vedere chi guadagna 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Mese scorso abbiamo visto un record da 28.000. Abbiamo anche visto come è bello per chi parte, quindi chi inizia pronti via le prime settimane, i primi 10 giorni, ottiene anche un piccolo risultato che ha voglia di condividere, 170 o 90, 200, ok? Perché è chiaro che chi inizia chiaramente condivide un risultato un po' più piccolo rispetto a quelli che vanno avanti. Bene, il percorso è pensato per tutti, per chi ha più o meno tempo, per chi ha più o meno esperienza o per chi ha più o meno soldi. Anche se hai zero, puoi fare benissimo il percorso dei Liberi dal Lavoro perché ci sono tutti gli strumenti. Com'è possibile tutto questo? Siamo dei maghi? No, semplicemente abbiamo strutturato questo percorso unico nel suo genere. Come l'abbiamo strutturato? Ci sono due fasi fondamentali, due grandi fasi fondamentali. L'abbiamo definita una di accumulo e una di cash flow. Quella di cash flow è facile, sono i soldini che guadagni a fine mese. Ok, sai che se fai 3-4 mila euro al mese, beh, hai un cash flow di 3-4 mila euro al mese. Bello! La prima fase, che è l'accumulo, è la fase che di fatto innesca tutto il meccanismo, cioè la fase dalla quale dipende la velocità con la quale riesci a ottenere il cash flow. Ed è una fase importantissima, è molto più importante del pensare al cash flow. Per chi sta partendo, perché? Perché se io faccio bene questa, riuscirò a fare benissimo il cash flow. Andiamo un attimo nel dettaglio, contestualizziamo, diamogli una forma, vi condivido il monitor. Cosa intendo? Beh, noi con bonus sicuro, il percorso inizia così, è pensato in questo modo, con bonus sicuro inizi a sbloccare i primi bonus di benvenuto. E questo l'abbiamo già detto altre volte. Quello che si fa con bonus sicuro però è che si porta a casa un metodo che è tuo per sempre. E questa è la chiave di questa storia. Questo metodo è tuo per sempre, quindi vuol dire che una volta che impari a sbloccare quella tipologia di bonus, tu sarai a vita in grado di sbloccare quella tipologia di bonus. Non è il valore fine a se stesso, ma il valore intrinseco che ha quello che prendi per te, il metodo. Si prosegue con Bonus Sicuro Plus, dove ci sono altre strategie e si imparano altri metodi che anche qui restano tuoi per tutta la vita e che ti consentono di poter guadagnare virtualmente all'infinito con questo metodo. Bene, nel fare questo passaggio, che è un passaggio che in realtà è semplicemente diviso in due, ma è un blocco unico, quello che si va a fare è ad aprire tutti i vari conti gioco per sbloccare i bonus, quindi si vanno a sbloccare le promozioni di benvenuto, che sono quelle con le quali impari il metodo di fatto. Bene, questo ti porta a un risultato. Per arrotondare ancora di più questo risultato, perché alle volte se ne vuole ancora di più in questa fase, c'è anche il corso Fare soldi senza soldi, che ha degli altri bonus al suo interno. Ne abbiamo parlato con la Reis, lo vediamo meglio tra poco in questa diretta. La sommatoria di tutto questo blocco iniziale è la fase di accumulo, che è la fase più importante perché è una fase che ti porta un risultato.
a prescindere dal risultato, noi ad oggi sappiamo che più o meno riusciamo a fare 1000 euro, poco più in realtà, con bonus sicuro, bonus sicuro plus, fare soldi senza soldi, in realtà si fa già di più, perché 1000 euro solo bonus sicuro e bonus sicuro plus. Bene, abbiamo creato 1000 euro, sbagliato. Abbiamo creato il capitale grazie al quale potremo cominciare a guadagnare grazie ai bonus ricorrenti dei bookmaker, che costituisce il vero cash flow sicuro che poi andrai a produrre da lì in avanti. Senza aver creato il capitale avresti dovuto mettere dei soldi tu per far girare con i bonus. Questo ti consente di fatto di partire completamente senza soldi, da fare soldi senza soldi, appunto, lo dice stesso il nome, andare a sbloccare i bonus di bonus sicuro, ottenere un risultato immediato e di fatto imparare un metodo, ti porti a casa un metodo. A questo punto tu hai il metodo e il capitale, che è il valore più grande che puoi avere, perché è la base, sono le armi che ti consentono poi di passare al cash flow. Il cash flow quindi poi con tutti i bonus ricorrenti dei bookmaker, qui abbiamo visto di esempio il primo che si incontra, che è bonus automatici, poi ci sono tutti gli altri metodi per continuare a guadagnare dai bonus. Proprio perché bisogna sbloccare più bonus possibili, perché c'è una sola regola fondamentale, che è questa qui, io ormai ho il mio meme che mi accompagna, che è: per guadagnare con i bonus bisogna fare il bonus, bene, proprio per questo poi nasce bonus automatici e tutto quel che viene dopo. Concentriamoci sulla parte iniziale, sull'accumulo. Bene, in questa fase abbiamo visto che più o meno possiamo fare all'incirca 1000 euro. Quella frase che vi ho ripetuto un paio di volte, che ve la sto a ripetere, con bonus sicuro e bonus sicuro plus si impara un metodo che è tuo per sempre e potrai replicarlo per tutta la vita, non sono in realtà parole mie, sono parole che io ho sentito. La storia riguarda un caso studio che aveva un pensiero piccolo e l'ha trasformato poi in un pensiero un pochino più grande. Il caso studio questa sera sono io. Perché, come molti sanno, in realtà io non ho cominciato facendo i corsi, i servizi con i bonus, creando i metodi per sbloccare. No, io ho cominciato la mia avventura con Liberi dal Lavoro iscrivendomi a Liberi dal Lavoro. Mi sono iscritto, era il lontano settembre, credo, 2017, quindi parliamo anche di Liberi dal Lavoro, è arrivato a gennaio 2018, è arrivato un po' dopo. Mi sono iscritto e ho preso bonus sicuro, io ho speso 47 euro per comprare bonus sicuro. La storia che vi voglio raccontare è quella del perché ho scelto di iniziare il percorso e perché in quella fase ho capito che la fase di accumulo è la miccia che ti consente di scatenare il cash flow. Perché è importante quel primo mese, quei primi due mesi? Quando ho iniziato, io ero in condizioni economiche abbastanza, non c'avevo un euro, ok? In verità erano pochi mesi che la situazione mi si era un po' stabilizzata, perché venivo da un'esperienza lavorativa precedente, l'anno prima l'avevo conclusa, dove ahimè l'azienda aveva difficoltà ed era un anno e mezzo che io non prendevo soldi, arrivavano dei pagamenti a puntate, insomma, cioè tipo ogni 4 mesi mi pagavano un mese che mi dovevano, quindi si accumulava un bel po' di credito. Io continuo, perché quando mi innamoro delle cose, quando mi credo, ho la stessa visione delle persone, anche in quel caso di difficoltà, sono rimasto un po' troppo oltre e mi sono trovato un po' in difficoltà. Avevo ripreso, insomma, con delle attività, avevo poi alla fine una piccola impresa edile che gestivo col mio ex suocero, quindi avevo questa attività che era avviata più o meno, insomma, produceva poco più di uno stipendio in realtà, però insomma, a differenza che venivo da un anno che non c'avevo un euro, era un problema. Avevo un debito, tutto nasce da qui, avevo un debito. Avevo acquistato l'auto, mi serviva l'auto perché non c'avevo manco più la macchina, mi serviva l'auto e quindi chiesi dei soldi, la cifra erano 4.000 euro, quindi non parliamo di cifre clamorose, era un parente, quindi insomma era una cosa easy, ok, potevo farla comoda, però a me non piace avere debiti, e quindi cercavo un modo per ripagarlo il prima possibile. Ora, una volta ho sentito un video di Paolo, che avevo tra gli amici su Facebook, perché per vecchie esperienze legate al mondo del poker di 10 anni prima, una volta gli sentì dire esattamente questa frase: con bonus sicuro spendi 47 euro, in quel caso si guadagnava 300-400, non mi ricordo, si guadagnava una cifra, ok, però impari un metodo che è tuo per sempre. Questa è stata la miccia,
perché mi ha fatto capire che non è che stavo cercando soldi, io in realtà cercavo un modo per farli, non due righe che mi dicessero cosa fare oggi e domani, stare punti a capo. Ed è lì che mi sono appassionato e ho preso Bonus Sicuro e poi Bonus Sicuro Plus, che tra l'altro io sono tra i pochi che l'ha comprato a prezzo lancio quasi, perché era uscito da poco, l'ho pagato 167, pagato meno di quanto oggi costa, 197, da 4 anni. In realtà, io addirittura, per farvi capire quanto tempo fa l'ho preso, era novembre 2017 più o meno, era quasi 5 anni fa, sì, siamo a ottobre, quindi passiamo a parlare di 5 anni fa. Io lì ho imparato a fare i bonus, prima non facevo i bonus. Sblocca che risblocca, appassionati che ti appassionati, il piano era: arrivo a dicembre, raccolgo questi 4.000 euro, chiudo e penso a lavorare. Era quello il pensiero all'epoca, non è che faccio il percorso bonus, no, no, no. Era un pensiero di una persona che usciva fuori da un periodo problematico, si era appena stabilizzata, non avevo soldi in realtà, all'inizio avevo 100 euro, 47 ho preso bonus sicuro e comincio a fare bonus con il resto, ed è vero. Poi ho aggiunto cifre i mesi successivi, 100 euro, 200 euro, ma all'inizio non c'avevo un euro e non c'era nemmeno fare soldi senza soldi, tra l'altro, che oggi dice che avrebbe tanto fatto comodo. E quindi sono partito un po' così. Poi quello che è successo è che ci ho preso la mano e ho capito che quel capitale che avevo fatto all'inizio, quei 3-4 mila euro che poi ero riuscito a guadagnare, perché poi ero diventato bravo, quindi insomma me li riuscivo a portare a casa, quella lì era quello che mi consentiva di movimentare i bonus e di guadagnare dai bonus. Io se non avessi avuto quei 3-4 mila euro da movimentare all'inizio, non avrei potuto fare i bonus, non avrei potuto creare il mio cash flow. Ed è poi grazie a quello che a fine gennaio del 2018 io lascio l'attività, perché si stava un po' andando in difficoltà, l'attività era liscia e pulita, chiusa in pari, bello bello, però per evitare problemi ho preferito stare prima e chiudere prima, e mi sono dedicato a fare i bonus, mi sono dedicato proprio a fare i bonus, tanto che mi sono appassionato. Poi a marzo è nato bonus automatici, perché mi sono reso conto che per fare i bonus ci voleva un sacco di tempo per fare i bonus ricorrenti, mettevo anche 5-6 euro al giorno per farli da solo, e mi dicevo: io non lavoro, ho chiuso l'attività, ok, come può fare una persona normale che ha un lavoro, un'attività, una famiglia, degli impegni, a fare questo tipo di attività? E lì è nata l'automatizzazione dei bonus, dove oggi con bonus automatici si fanno i bonus ricorrenti in pochi minuti, e poi su quello stile è nato tutto il percorso bonus, e quindi arriviamo ad oggi. Vedete quanto è stata importante quella fase iniziale per me, che ero una persona manco normale, meno probabilmente, avevo anche meno, c'è gente che inizia il percorso già che dice metto 200-300 euro, ok, già va un pochino, per me era proprio tanto difficile, eppure quel concetto, quel metodo che resta tuo per sempre, mi ha segnato. Paolo con quella frase mi ha folgorato e poi mi sono appassionato ed è venuto tutto il resto. Se non avessi fatto bene quella fase di accumulo e magari dicevo sì, ho guadagnato i primi 2.000 euro, ma sai che mi vado a fare il weekend di vacanza, spendo 600-700 euro, avrei avuto meno soldi all'inizio per movimentare i bonus e non avrei potuto raggiungere risultati tali da poter arrivare a dire lascio l'attività. Questa è la differenza. In fase iniziale, 1.000 euro in più, o meglio, su 1.000 euro di capitale iniziale, che abbiamo detto, no? Abbiamo visto più o meno con la lista si fa quello, è più o meno il guadagno che si faceva anche all'epoca, non è molto diverso, forse 300-400 euro in più, ma quello è. Beh, con questi avere 100-200 euro in più o in meno in questa fase fa tutta la differenza del mondo, perché 200 euro su 1.000 euro di capitale sono il 20%. Chiedete a chi ha 10 milioni di euro in banca se gli tolgono 2 milioni se è contento o no, o se aggiunge 2 milioni se è contento o no. Penso di sì. Quindi in proporzione è la stessa cosa, con la differenza che anche solo con 100 euro in più posso movimentare più velocemente un bonus in più e accelerare il percorso e guadagnare. È fondamentale in quella fase prendersi cura dell'accumulo, coccolarlo, tenerlo da parte. Io avevo nella mia mente avevo i miei soldi nel portafoglio e la cassa bonus, erano due cose diverse. Ho prelevato per la prima volta da PayPal, forse dopo un anno, proprio perché dovevano restare il più possibile lì. Poi è chiaro che ho cominciato a generare il cash flow. Io sono esagerato, lo so, me ne rendo conto, e all'epoca mi potevo permettere di farlo. È chiaro che chi ha un cash flow e ha poi bisogno, quando fa cash flow,
può pensare di grattare, ci mancherebbe altro, però in fase di crescita meno tocco quel capitale, quella cassa vera e propria che mi sta producendo soldi, più velocemente riesco a fare il percorso. Quella fase di accumulo è la fase più importante, è la prima fase ed è lì che bisogna avere la testa. Bisogna avere la testa a non pensare al soldino oggi, ma pensare al cash flow che posso fare tra poco. Perché i risultati con bonus sicuro e bonus plus sono molto veloci, li ottieni velocemente quei risultati lì. Una volta ottenuti quei risultati, va costruito il cash flow. Ora, con tutti i sistemi di aiuto attivo che abbiamo su Liberi dal Lavoro, con l'assistente personale in regalo, con il gruppo Facebook dove rispondono gli utenti più esperti o anche lo staff per dare consigli e supportare sempre, è una passeggiata fare il percorso. Poi addirittura per chi ne vuole di più abbiamo il percorso di autostrada, abbiamo visto nella scorsa diretta nel dettaglio, c'è un video su questo canale, iscriviti al canale, guarda il video dedicato ad autostrada che ti consente di fare il percorso in maniera velocissima, perché è il modo più veloce di fare il percorso, e farsi seguire, ok, come diciamo sempre.